L'intelligenza artificiale sicuramente ha avuto un impatto molto importante nella nostra epoca. Dal punto di vista dell'attività strettamente medica, ha un'importanza rilevante in quella che sarà la cosiddetta medicina di potenziamento, cioè sarà possibile in futuro attraverso impianti cerebrali potenziare quelle facoltà umane che attualmente sono limitate dalla natura organica dell'encefalo. Ci sono società che stanno già studiando la possibilità di impianti cerebrali con decine di migliaia di microelettrodi per raggiungere questo scopo. Scopo che è sempre stato nelle corde dell'umanità, perché il sogno dell'intelligenza artificiale c'è sempre stato fin dall'antichità, solamente che adesso ci sono i mezzi tecnici per renderlo un po' più possibile, anche se una voce di cautela sta nel fatto che in realtà l'intelligenza artificiale allo stato attuale non è intelligente. Quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto con le ultime tecnologie, in particolare i ChatGPT 4. Stare molto attenti alle risposte che si ottengono, che sono ovviamente basate sulla qualità delle domande, quindi è molto facile anche essere ingannati da questi sistemi, per cui ci vuole cautela, ci vuole conoscenza, però sicuramente lo sviluppo è inarrestabile. E il ruolo degli ingegneri tout court e poi degli ingegneri clinici è fondamentale. Io per esempio nella mia vita professionale ho sempre avuto a che fare con ingegneri, fin da quando mi sono laureato, perché ovviamente tutte queste potenzialità le puoi sviluppare solamente con una collaborazione tra medico e ingegnere. Il medico non sarà mai in grado di tradurre le idee che ha in sistemi operativi pratici. Quindi l'ingegnere è alla pari del medico una figura fondamentale per lo sviluppo delle tecniche.